Amici del canale, ben ritrovati. Questa volta un video sullo spinning e il trecciato. Solo qualche piccolo consiglio per le mie esperienze, per i vari trecciati che ho provato negli anni. Che dire? Dunque, come sappiamo, lo spinning e il trecciato hanno un legame fondamentale. Sappiamo benissimo che il trecciato ha un'estensione pari a zero, quindi non fa altro che mantenerci in contatto con l'esca in maniera da sentire qualsiasi tocca, essendo una tecnica di pesca a regolo. Il trecciato non è usato solo per lo spinning, ma negli anni sono evoluti e quindi anche altre tecniche hanno iniziato ad usare i trecciati. Dicevo, l'unità di misura, da noi siamo abituati, l'unità di misura è in millimetri, quindi siamo abituati, ma in Giappone, come avete visto nelle scatole, nelle rocchette, comunque sul trecciato c'è riportata la sigla PE, che è l'unità di misura giapponese che utilizzano, è questa, riporto una tabella. E porta il diametro, la misura del diametro del trecciato. No, non sto qui a dilungarmi sull'esattezza su alcune aziende perché hanno un PE che non corrisponde di norma. Questa tabella è quello che ci fa da riferimento per le misure. Quindi va in base anche alle esigenze del pescatore, perché in base alla tecnica che facciamo, se pesco a ultralight, se pesco a spinning medio, se pesco a spinning pesante, se pesco ad edge, che tutto va in base a ciò, alla tipologia di pesca da affrontare. Ovviamente più il trecciato è sottile, questo ve lo posso garantire, e più abbiamo meno attrito con l'acqua, comunque se dobbiamo pescare, l'esca scenderà in maniera più naturale, quindi più il trecciato è sottile e meglio è per una questione di però va tutto in base all'utilizzo, alla tecnica di recupero, allo spinning che andiamo a praticare. Come dicevo qui nella tabella, lo 0,6 PE corrisponde all'incirca a uno 0,12, PE 0,8 a uno 0,14, il PE 1 a uno 0,16. Vi posso portare un esempio con il J-Bride della Daiwa, che non so se riesco a farvelo vedere, ok, sì, che è uno 0,16 mm e corrisponde a un PE 1 e 2. Lo 0,16 Daiwa potrebbe essere un pelino più grande come spessore o come però questo va in base alle aziende, cambiano un pochettino. Abbiamo visto insomma questa cosa del PE. Questo tanto per giusto così, proprio in maniera semplice, semplice, perché magari qualcuno compra il trecciato e mi dice: ma no, questo è PE. Guarda che il PE è l'unità di misura. Noi usiamo i millimetri, in Giappone usano il PE. Nelle scatole, siccome spesso troviamo Made in Japan, e c'è scritto PE e millimetri. Questo era giusto per chiarire le idee. Per quanto riguarda i carichi di rottura, è ovvio che dovremmo stare lì a fare dei test e delle prove. Sulla confezione c'è riportato 0,16, 0,20, quello è carico di rottura 9 kg, bim, boom, bam. Bisognerebbe lì fare test, fare delle prove e vedere effettivamente la vera realtà. Come facciamo per prendere per assodato ciò che viene riportato sulle confezioni, sul rocchetto, sulla confezione del trecciato, sulle loro tabelle, sui siti? Questo per esempio è un trecciato, ma ne ho tantissime di rocchette, ne ho veramente tante. Va in base a quello che vogliamo spendere. Che significa? Non è che per forza un trecciato di bassa qualità non è resistente. È ovvio che se compriamo un trecciato medio economico, o è un trecciato come magari Varivas o
diciamo, a salire di prezzo, quindi trecciato più importante, è ovvio che è tutto molto più fedele, questo è ovvio. Le mie esperienze con i trecciati, dunque, io ricordo che ho comprato il primo trecciato all'incirca 26-25 anni fa abbondantemente, e mi ricordo che una bobina di questo trecciato qui, il, se non erro, sì, l'Ercole della Carson, era ovviamente un 4 capi, ma questo addirittura erano 0,22, 40 libbre, 18 kg e mezzo, Ercole, mi ricordo questo trecciato qui che costava allora in lire un occhio della testa, ma era il primo trecciato che è quasi una corda sostanzialmente. Mi ricordo che il più piccolo che facevano era lo 013. Ho ancora qualche bombina dove c'è qualche rimasuglio, ma me le sono tenute per ricordo, perché queste sono state le prime rocchette di trecciato che ho acquistato tanti anni fa. E poi da lì, devo essere sincero, c'è stata un'evoluzione impressionante. La mia esperienza con i trecciati quindi è iniziata molto tempo fa, quando ho iniziato a comprare il trecciato c'era solo un trecciato. Capite subito che il 4 capi è composto da 4 filamenti e l'8 capi è composto da 8 filamenti. Quali sono le differenze? Le differenze è che il 4 capi è molto più resistente, perché i 4 capi che lo compongono sono più grandi di un 8 capi, e avendo 8 capi intrecciati tra loro sono più fini, quindi è molto più delicato. Questo qual è il nesso del discorso? Che si può tranquillamente pescare con un 8 capi. Non è che se abbiamo un 8 capi facciamo 50 metri di lancio in più e se abbiamo un 4 capi facciamo 50 metri di lancio in più. Ve lo dico perché l'ho provato. Poi ognuno e chi dice di no, chi dice di sì, io vi dico quello che ho provato. Per quanto invece riguarda il discorso di qualità, è ovvio che una rocchetta di trecciato, che ne so, Sunline, Varivas, che costa X, ha un valore, cioè ha una qualità diversa magari da un trecciato più economico. È ovvio, non possiamo avere un trecciato che costa molto meno rispetto a un minimo c'è. Però, vista la mia esperienza, che ne ho provati veramente tanti, questo è un trecciato che ho provato quest'anno, uno 0,20 e 1,5, 36 libbre, 16 kg e mezzo, e quindi, vista la mia esperienza, che veramente ne ho comprato veramente tanto e ne ho provati tanti, vi posso dire che sono arrivato ad una conclusione. Il trecciato è un qualcosa che deve durare, sì, ma è comunque un qualcosa che si usura. Quindi, in base poi a quanto peschiamo, è ovvio dove andiamo a pescare, perché se fossimo ai Caraibi, io parlo qui per il Medio Adriatico, o comunque zona adriatica, che sia da Venezia a scendere in giù, è ovvio che dipende dove peschiamo, in base anche alla tipologia di pesci che ci sono, quindi al rischio che magari si può avere di perdere un pesce o di ingannare un pesce importante. È avere un trecciato anche di media qualità. Io ne avendo provati veramente tanti, ma tanti, vi posso dire che oggi sono arrivato a una conclusione che sì, vado a fare spinning sul tonno, è ovvio che devo avere un trecciato che mi dia affidabilità, nel senso che se attrezzo e preparo una canna su un mulinello importante, una canna importante, su una pesca così gravosa, che può essere lo spinning al tonno, può essere lo spinning sulle lambuche grandi, che comunque uno spinning pesante, magari sarebbe l'ideale metterci un trecciato che ci dia un po' più di sicurezza per quel tipo di pesca.
tutto il resto, e ho provato tutti, da Shimano, da tutti, veramente penso che abbia provato tanti 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 trecciati, e sono arrivato a questa conclusione che al di fuori di questo spinning pesante, o comunque di qualcosa che andiamo a praticare in maniera così gravosa, dall'edging all'ultralight, allo spinning, al trotaria, al bus, perché voi nel canale fino adesso avete visto lo spinning in mare, ma io nasco dallo spinning in acqua dolce, cosa che probabilmente poi vi porterò qualche video, perché ho un po' tralasciato negli ultimi 10-12 anni, 15 anni, ma io nasco dall'acqua dolce, quindi negli ultimi anni un trecciato dove io mi sono trovato veramente bene, rapporto qualità-prezzo, è il J-Bride della Dive. Vi dico che è un trecciato che io, secondo me, per il rapporto qualità-prezzo che ha, soprattutto per uno che comincia, o per esempio io che pesco veramente tanto, comunque le uscite le faccio, quindi lanci, su lanci, uscite, per me è veramente un bene di usura, che il trecciato si consuma. E vi dico che una bobina di J-Bride, l'X8, non il grande, è questo qui, quello base, uno 016, 150 metri, poi vabbè dipende dalla canna, ma uso pure il 300 metri, io ci pesco una stagione. Poi, che magari a volte non sono precise le misure, no, nella perfezione, ma ragazzi dobbiamo andare a pescare. Se questo è uno 0,16 e poi effettivamente può essere uno 0,17, uno 0,1, andiamo a misurare, perché poi quando lo misuriamo, se il trecciato è consumato, si schiaccia, comunque cambia forma. Io vi dico che di tutti i trecciati economici, senza salire sulle linee alte, di livello alto, il J-Bride secondo me è uno dei trecciati migliori che si trova in commercio, rapporto qualità prezzo. Non è una marchetta, perché a me la Daiwa non mi paga, a me non mi paga nessuno per dire questo, ma è una mia esperienza personale. Quest'anno ho avuto riscontro, dopo tanti anni che non praticavo la pesca ultraleggera, che facevo in acqua dolce, ma l'ultralight spinning, il rock fishing in mare, che non avevo mai praticato, quest'anno ho provato il J-Bride, sempre questo, lo 006, ho fatto tante pescate, voi avete visto qualche video, ma io ho fatto molte più pescate, e ho riscontrato che il trecciato si comporta egregiamente. Qualcuno mi dirà, ma sì, però trecciato che costa comunque i suoi 20, 21, 25 euro. Ragazzi, online, se girate, offerte, si trova. Vi dico che io online l'ho preso anche a 15-16 euro. Quindi non è quello. Questa è la mia esperienza personale, ne ho provati tanti. Veramente veramente tanti. Quest'anno ho provato per la prima volta questo qui della Sufix, che è una linea molto economica, 300 metri di trecciato, preso anche questo in offertissima, che costava 21, 19, 22 euro, preso a 13-14 euro. Vi dico che l'ho provato e sono rimasto sorpreso. Ho avuto il Varivas, ho avuto il sono veramente tanti, ma quello che dico è, soprattutto per chi comincia, è spendere il giusto, non comprare un trecciato completamente di bassa qualità. Magari evitiamo di comprare un trecciato della Decathlon, questo ve lo posso dire perché amici che l'hanno provato, ho fatto delle prove anch'io e non è di qualità, e per quello che costa è un ladrocinio, questo ve lo garantisco. Quindi va in base anche al mulinello. Se noi imbobiniamo, se ho uno Shimano un Twin Power, o se ho un Certate, o se ho un mulinello, è ovvio che è un mulinello più prestigioso, e quindi
la qualità del trecciato lì ha un po' più di sé, ha un po' più senso, no? Nel senso che è vero che oggi i mulinelli che imbobinano a spire incrociati ce ne sono tanti, anche della linea, anche di linee medie, che già un fuego già imbobina, comunque le serie LT già imbobinano a spire incrociate, quindi comunque già c'è un buon imbobinamento. Questo era quello che mi sentivo di consigliare. Baribas l'ho provato, è un trecciato ottimo, veramente ottimo, ma ce ne sono un'infinità, veramente, neanche mi ricordo. Quindi per chi comincia, spendere un'esosità, sinceramente, per me non ne vale la pena, soprattutto perché all'inizio si possono fare parrucche, e quindi magari si ritrova a buttare via magari 5, 6, 10 metri di filo, poi, e quindi spendere, quindi per chi inizia, io il consiglio che vi do, perché io pesco veramente da tanto e vi garantisco che di parrucche non me ne vengono fuori, e non è che pesco con mulinelli, non è che pesco né con il saltiga né con lo stella, pesco con mulinelli medi, non ho fatto mai parrucche, quindi vi posso garantire che un mulinellino tranquillo che fa il suo egregio dovere, non ci sono problemi. Mi sono scordato di dirvi che una libbra equivale a 0,45 kg, praticamente una libbra sono 453 rotti grammi, quindi 0,45 kg. E questo era un po' questo piccolo video che volevo fare senza stare lì, perché in online è pieno di video di maestri di qua di là che spiegano le cose. Se compriamo una bobina di trecciato che costa 60, 70, 80 a salire, è ovvio che è un trecciato che ha un determinato tipo di controllo, magari ha sicuramente, però vi garantisco che per esperienza trecciati che ho provato, e siccome il trecciato si consuma, se andate a pesca e pescate tanto, io le ho provate tutte, Kairiki, Karaiki, come caspita si chiama, Shimano, no, ho provati veramente veramente tanti, Spiderware, non so se lo pronuncio bene, veramente veramente tanti. Quindi il consiglio che vi do è: andate a pescare, spendete il giusto ma non eccessivamente, perché la pesca è un hobby, quindi dico sempre, io bisogna divertirsi, e magari mi capita amici che cominciano, comprano la canna, comprano un mulinello, diciamo ho speso già, dice magari che mi consigli, hanno preso questo, mi hanno ringraziato perché dice non pensavamo, no, di qua tanti ne parlano male, tanti ne parlano, e io vi dico la mia esperienza, perché ne ho usato veramente tanto, sono anni e anni che pesco con Jay Bride della Daiwa e io non ho avuto mai. Ci sono anche professionisti che usano il Daiwa, siamo ai livelli di Maestro Kawakami, di la pesca d'edging, ma tanti che usano Jay Bride Ericsson della Daiwa. Non è che lo fanno vedere, ma nelle interviste, quando spiegano le attrezzature che usano, lo dicono i trecciati che usano. Questo era un po' il nesso di questo piccolo video che volevo fare. Usate tranquillamente il 4 capi, non vi fossilizzate. L'8 capi faccio 30 metri di lancio in più. Ragazzi, sì, è più morbido, scorre meglio, ma si consuma anche prima. Abbiamo una canna con un'anellatura giusta? Perché se abbiamo una canna, io vedo persone a volte che pescano con una canna non idonea allo spinning, con un anello senza una pietra stondata, che non, poi magari non è un anello fuci, comunque ci sono tante piccole accortezze, e il trecciato si consuma prima. Quindi, se usate il 4 capi, funziona lo stesso, va benissimo. Questo è un consiglio che mi sento di darvi di cuore per chi comincia o per chi vuole provare, vuole
Tanto alla fine della fiera, dopo una stagione di pesca, oltrecciato costa 100 euro, oltrecciato costa 10 euro, 15 euro, 20 euro, 25 euro, lo va sostituito. Questo era un po' il discorso di tutto quanto l'unplane. Provate e vedete come va. Io ripeto, poi potete andare sui siti a vedere PE, carichi di rottura, non carichi di rottura, ma io mo dico una cosa, no? Quello che mi viene in mente, se questo, boh, perché c'ho questo, che poi dentro c'è un vecchio trecciato della Sunline, che ho dismesso da un paio di stagioni fa, dico. Questo che è uno 016 J-Bride Diver X8 ed ha un carico di rottura di 9 kg. Se anziché rompere a 9 kg, rompe a 8 kg e 2, 8 kg e 3, 8 kg e 4. Ma ragazzi, ma veramente non è quello dove vi dovete fossilizzare. Io quello che magari vi posso dire è che è ovvio che se il trecciato è un po' più piccolo o è un po' più morbido, soprattutto, cioè, se usiamo uno 0,25 è ovvio che non possiamo lanciare come lanciamo con lo 0,16 o con lo 0,13, è ovvio, perdiamo un po' di carico di rottura, ma il trecciato alla fine fa il suo lavoro, ma è ovvio che lì perdiamo un po' nel lancio, cioè lanciare con uno 0,10 e lanciare con uno 0,25, uno 0,22, la differenza la un po' si sente, ok? Poi ovviamente il dimensionamento della bobina del mulinello, sulla canna che montiamo, il primo anello, il diametro del primo anello, il diametro della bobina, quindi quello che fuoriesce, se abbiamo, no, ci sono tanti fattori che vanno a influenzare, a volte incolpiamo il trecciato, questo trecciato non vale niente perché quando lancio sento che si frena, poi magari peschi con un 6000 Italia su una canna con un anello più piccolo, un anello piccolo non idoneo per quella, per quella canna, ed ecco qua che il trecciato quando fuoriesce dal mulinello, quindi espire, si apre il trecciato e subentra nel primo anello, ecco qua che lì abbiamo già il primo premio. Quindi qui sono tanti i fattori che vanno a influenzare questa cosa, ma ci sono poi tanti video online, questo era un po' l'esperienza che ho avuto io, che ho provato veramente tanti trecciati. Ripeto, Daiva a me non mi paga, io le bobine Daiva le compro perché questa è una passione, io faccio questo per hobby, mi diverto, mi faccio i miei video, le mie cose, quindi a me non mi finanzia nessuno per dirvi che questo è meglio di quello o di quell'altro. Vi dico che questo io mi ci sono trovato bene, ne ho provati tanti, ma questo mi ci sono trovato veramente veramente bene. Non mi reputo un professionista perché non sono un professionista della pesca, perché faccio altro per lavoro, ma da grande appassionato, da tanto mare, tanto 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 fiume, tanto lago che ho fatto, questo andate a colpo sicuro, non vi fasciate la testa, anche il 4 cavi va benissimo, quindi andate tranquilli e sereni. Questo era un consiglio che mi sentivo di dare così proprio per la mia esperienza. Che dire, speriamo di rivederci presto in pesca e un saluto, ciao amici.